Ciao ragazzi, Zeffi qui con un nuovo video su cosa giocare dopo la patch di questa settimana. È stata nuovamente una grossa patch con nerf a tutte le pozioni e le rune di sustain in early game, il che favorisce i bulletti da laning phase, in combinazione con dei draghi che hanno più valore, quindi il meta shifta un po' verso il controllo di mappa e i fight in early game. Dato che parecchie rune sono cambiate, vi ho preparato anche questa volta le schede per tutti i campioni di cui parlo nel video e potete trovarle gratuitamente sul mio sito. Vi lascio il link nel primo commento. Ultima cosa prima di partire, ho un paio di posti vacanti per giocatori e coach nelle mie squadre a cui faccio un corso teorico e pratico per imparare a giocare in team. Quindi se siete interessati, non esitate a contattarmi. Come sempre, se trovate utili questi video, schiacciate il like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Partiamo dalla top, ma potete trovare i timestamp per gli altri ruoli nel primo commento. E come primo campione troviamo Shen, un personaggio che non se l'è cavata male in questa stagione, dato che hanno tolto il TP a tutti quanti in laning phase per aiutare le altre lane, e invece lui ce l'ha ancora a disposizione grazie alla sua ultimate. Essendo anche un fantastico annullatore di bulli, ma avendo la possibilità di giocare facilmente per i draghi, diventa uno dei top laner di punta di questa patch. Al suo fianco ritroviamo Darius, che abbiamo visto già un milione di volte, quindi non c'è bisogno di parlare ulteriormente del perché sia qui. Ritroviamo anche Olaf, un bulletto che ha beneficiato non poco da questi ultimi cambiamenti e che si divertirà molto a snowballare durante tutta questa patch, ma anche Sejuani, che tra tutti i tank è quella più bulla di tutti, portando con sé Ignite e TP per sfondare completamente la laning phase. Un altro campione che non se la stava passando male ultimamente e dalla patch è ancora più felice è Mordekaiser, e come lui anche Akshan, che è uno dei migliori ranged che possiamo trovare in questa lane al momento. Per gli elo più bassi vi consiglio Garen, che è davvero molto forte e sta avendo una stagione pazzesca fino a qui. Altri campioni che possiamo giocare sono Wukong, Teemo, Aatrox, Quinn, Kled, Yorick e Riven. Il campione che ho deciso di approfondire con voi questa settimana è Illaoi, che stava andando davvero alla grande nell'ultimo periodo, e questa patch, che favorisce il suo playstyle da bulletta togliendo sustain ai nemici, la rende ancora più pericolosa e formidabile per scalare la solo Q. La builderemo con il conquistatore e partiremo con lo spacca scafi e poi l'annientatore divino prima di passare alla danza della morte. In laning phase cerchiamo di giocare aggressivi e tradare spesso. Se il nemico mantiene le distanze, rubiamogli l'anima e picchiamo quella. Ricordiamoci tuttavia di wardare, dato che siamo facili da gankare ai primi livelli. Continuiamo a bulleggiare il nemico e abbassiamolo di vita portandolo in kill range. In questo modo sarà più facile vincere un 1v2 nel caso in cui dovesse arrivare il jungler nemico, soprattutto con la ultimate e i tentacoli aggiuntivi. Costruiamo grosse wave e cerchiamo di prendere placche ogni volta che schiantiamo i minion, aiutandoci con il proc di demolish. Fare kill in 1 contro 1 è ottimo, ma non basta. Dobbiamo prendere il più possibile dalla laning phase, incluso assicurare i due rift herald se possibile. Una volta raggiunto il mid game, cerchiamo di pressare molto nelle lane laterali. Non abbiamo un buon late game e preferiamo chiudere la partita mentre siamo giganteschi, ovvero proprio nel mid game. Teniamo pressione costante schiantando ondate. Se possibile accumuliamo parecchi minion quando vediamo il team nemico altrove e usiamoli per colpire la torre il più possibile, sempre grazie al demolish. Se il team nemico prova a gankarci, valutiamo dalle ward che abbiamo piazzato se possiamo battere chi arriva, oppure se sono troppi ed è meglio ritirarci un attimo e aspettare che se ne vadano per ricominciare a pushare la torre. I team fight non sono proprio quello che vogliamo, ma a volte ci troveremo a farli perché non è possibile split pushare, oppure abbiamo un vantaggio per forzare la battaglia, ad esempio quello numerico. Quindi quando l'approcciamo cerchiamo un angolo comodo per raggiungere il centro della battaglia senza essere bloccati o rallentati, dato che il Laoi soffre parecchio il kiting dei nemici. Quindi generalmente proviamo ad avvicinarci da un fianco. Una volta entrati usiamo ulti e tentacoli dove ci sono più nemici possibili e scateniamo l'ira del Kraken, tentacolando chiunque sia vicino e curandoci il più possibile per guadagnare tempo e fare danni aggiuntivi. Se andiamo troppo bassi possiamo cercare una ritirata, ma generalmente se arriviamo nel mezzo o vinciamo o moriamo. Questo è il teamfight di Laoi. Andiamo in giungla, dove ritroviamo colui che abbiamo approfondito la settimana scorsa, ovvero Fiddlesticks. Assieme a lui abbiamo Belveth, che praticamente da quando è uscita è un jungler top tier, e ritroviamo
abbiamo un paio di bestie che abbiamo già visto spesso, ovvero Volibear e Shyvana. Con loro abbiamo Kain, che grazie agli ultimi cambiamenti ha guadagnato qualche punto ulteriore nonostante fosse molto forte anche prima della patch. E ora come ora stiamo parlando proprio di Kain rosso, che è un po' meglio rispetto a quello blu. Ritroviamo anche Diana, che nonostante un nerf indiretto per via dell'egida del sole, si trova comunque ancora in una buona posizione per scalare la solo Q. Infine, se vogliamo scalare facilmente gli elo bassi, possiamo pensare ad Amumu, che non è niente male al momento. Altri campioni che funzionano sono Master Yi, Nunu, Wukong, Poppy, Jarvan, che è un po' più decente rispetto a prima, il Lupo e Trundle. Il campione che andiamo ad approfondire assieme questa settimana invece è Zac, probabilmente il tank migliore del momento in giungla, che riesce ad avere un altissimo impatto sulla partita già dai primi minuti di gioco, pur avendo un late game spettacolare grazie al suo engage e la sua utilità nei fight. Come build prenderemo la runa principale scossa di assestamento, e come mitico possiamo fare una build più dannosa con Egida del Sole e Abbraccio Demoniaco, oppure una variante un po' più tankosa ed economica con il guanto. In laning phase siamo fantastici a gankare e a counter gankare, ma non molto negli 1v1 diretti o se veniamo counter gankati a nostra volta. Di conseguenza teniamo traccia del jungler nemico per evitare spiacevoli sorprese mentre proviamo a fiddarci. Prioritizziamo soprattutto lane che hanno poca mobilità o che sono overestese, e sfruttiamo muri o cespugli per lanciarci e sorprendere i nemici. Se proprio non ci sono occasioni, continuiamo a farmare mentre ci guardiamo in giro cercando qualcuno che sbagli qualcosa. Cerchiamo di fare dei gank puliti ottenendo rapidamente kill o lasciando i nemici mal ridotti, in modo da poter conquistare obiettivi prioritizzando l'accumulare draghi, prendere herald e infine placche. Appena arrivati nel mid game, ricordiamoci di prendere il trinket rosso e comprare control ward, dato che gli engage dal buio saranno la nostra chiave per carriare in questa fase di partita. Troviamo nemici isolati o overestesi per sorprenderli da fuori visione e forzare dei pick per il nostro team grazie al nostro kit, che permette proprio di punire questi individui. Grazie sempre al nostro engage possiamo anche punire gruppi di nemici in svantaggio numerico, forzando una battaglia che sarà molto facile da vincere per il nostro team. Ovviamente convertiamo sempre in obiettivi tutte le vittorie. Per quanto riguarda i teamfight, l'engage di Zac è una parte fondamentale del suo fight, quindi quando le acque si iniziano ad agitare o si sta avvicinando un obiettivo conteso, nascondiamoci dietro un muro o dentro un cespuglio. Consideriamo sempre la team comp e chi dobbiamo raggiungere con il salto iniziale. Evitiamo di prendere nemici inutili o viceversa di andare troppo in profondità senza che il team possa seguire la nostra elasticità muscolare. All'atterraggio usiamo il resto dei nostri controlli per impedire ai nemici di scappare o di andare verso i nostri carry, facendo attenzione alla posizione in cui spostiamo i vari campioni con la ulti. Non scordiamoci che il nostro kit ci fa fare parecchi danni e cerchiamo quindi di massimizzarli. Passiamo alla mid lane, dove ritroviamo subito Viktor, di cui abbiamo già parlato nell'ultimo mese, assieme ad Anivia, anche lei molto popolare di recente. Al loro fianco abbiamo anche Swain, che non è una sorpresa dal suo rework, dato che è uno dei midlaner più performanti dell'ultimo periodo. Troviamo qui anche Sylas, con una laning phase più che decente al momento contro tutti i matchup che può trovare in questo meta, oltre ad un fantastico impatto nel mid game e nei teamfight. Talia è un altro campione che è molto forte dalla patch precedente, in più grazie alla sua ulti avrà facilità ad assicurare azioni attorno alla botta e di conseguenza dei draghi abbastanza presto per il team. Lo stesso possiamo dire di Vex, che non è niente male ora come ora, e anche lei la possibilità di roamare verso bot facilmente. Se vogliamo uscire dallo Willow, prendiamo in mano Veigar, che è uno dei maghi più semplici e potenti del momento e che ci aiuterà a fare la scalata. Altri campioni che funzionano bene sono Yasuo, Yone, Katarina, LeBlanc negli elo più alti dato che è stata buffata, anche se negli elo più bassi fa ancora fatica, Lux e Vladimir. Il campione che ho deciso di vedere con voi in questo episodio è Heimerdinger, un bulletto che è stato buffato di recente e che ha approfittato tantissimo degli ultimi cambiamenti, dato che i nemici non potranno sostenere facilmente tutto il poke che ha nella laning phase. Per quanto riguarda la sua build, prenderemo la cometa come runa principale, in modo da aggiungere del poke ulteriore, e prenderemo la Liendry come nostro mitico prima di andare in una build AP che gira sempre attorno alla zona. Partiamo con la laning phase, e da bravi gnomi costruttori coi buffi, iniziamo prima dell'arrivo dei minion a seminare torrette e concentriamoci sul pushare tutte le ondate che arrivano. Schiacciando il nemico sotto torre, possiamo harassarlo molto facilmente e rovinargli la vita, ma ricordiamoci di wardare sopra
soprattutto in early game quando non siamo ancora in posizione per fare un 1v2. Dopo il 6 diventa più facile spegnere qualsiasi tentativo di fermarci. Trasformiamo lentamente la pressione che generiamo in placche, controllo dei fiumi e degli obiettivi neutrali che possiamo fare molto facilmente grazie alle nostre torrette. In mid game continueremo a pushare come i pazzi, tuttavia questa volta lo faremo in una lane lunga per abbattere le altre torri e continuare nel mentre a farmare in tranquillità. Ricordiamoci comunque le ward anche in questa fase. Ogni occasione di ruotare con il team e assediare una torre assieme a loro va sfruttata. Infatti ci basta piazzare un paio di torrette e colpire qualcuno con gli skill shot per trasformare un assedio in una o più torri abbattute in un unico push. Evitiamo di farci assassinare quando non abbiamo controllo della visione, non abbiamo seminato torrette e non abbiamo la nostra wave. Se colti di sorpresa mentre facciamo una passeggiata gnomica, non siamo molto pericolosi. In teamfight cerchiamo di raggiungere la zona dove ci aspettiamo il fight con qualche istante di anticipo per preparare la visione e setappare le nostre torrette. Prima della battaglia cerchiamo anche di poccare i nemici dalla distanza. Dato che aggredire il territorio che stiamo occupando è difficile, potremmo mandare all'aria l'intero approccio nemico al fight. Quando la battaglia scoppia, aiutiamo i nostri carry stunnando e scoppiando chiunque si avvicini troppo alla nostra backline, mentre le torrette fanno il lavoro sporco. Se veniamo focussati, ultiamo una torretta gigante e attiviamo la zona per guadagnare un po' di free LP. Andando in botlane troviamo subito Sivir, la di carry più forte del momento, che ho già approfondito con voi nell'ultimo episodio e che non è stata neanche lontanamente nerfata abbastanza per toglierla da qui. Al suo fianco troviamo anche Draven, un bulletto che stava andando niente male nell'ultimo periodo e che di sicuro adora questa patch dove i nemici lo reggono ancora di meno nel 2v2. Anche Jhin non stava avendo un brutto periodo e ora come ora continua ad andare molto bene ed essere davvero solido. Samira, accompagnata da Superb Engage, è davvero potente e può sfruttare ancora meglio i punti deboli dei nemici, dato che dopo un engage faranno più fatica a tornare full vita. Twitch è un altro campione di cui abbiamo parlato molto in questo periodo e lo stesso vale per Seraphim, che era davvero OP fino a questa patch e nonostante il nerf che le è stato fatto da Riot Games, rimane ancora un campione molto potente e che vi consiglio se vi piacciono i maghi. Parlando di maghi possiamo utilizzare anche Veigar, che vi consiglio per uscire dallo Willow rapidamente. Altri campioni che possiamo giocare sono Nila, soprattutto se abbiamo parecchia pratica con lei, Heimerdinger, Ezreal, Kai'Sa, Caitlyn, Ashe e anche Varus, che è migliorato leggermente con questa patch ma non è ancora il più forte degli AD Carry. Il campione che approfondiamo questa settimana è Miss Fortune, che stava già andando molto bene, ma dato che è un bullo da corsia e in questa patch è più difficile reggere i bulli, Miss Fortune è davvero molto contenta. Senza contare che i fight al drago sono un po' la sua specialità, quindi se i premi sono migliori, partecipa davvero volentieri. Per quanto riguarda la build, prenderemo la cometa per massimizzare il nostro bullismo in lane e builderemo come mitico l'Eclissi dopo aver iniziato ad accumulare la goccia che chiuderemo come secondo oggetto. In laning phase andiamo a farmare come dei bravi AD carry, ma anche a rompere le scatole ai nemici e impedire loro di farmare in modo da creare un gap economico nei primi minuti, grazie a dei brevi trade di auto in cui siamo forti e lo spam di Q, meglio ancora se prepariamo minion bassi per avere il danno aggiuntivo. Se abbiamo dei support che possono ingaggiare o che hanno skill shot dalla distanza, oppure arriva il nostro jungler, setappiamo tutta l'azione con una E piazzata sul nemico ma coprendo anche gran parte della sua ritirata, quindi leggermente alle sue spalle. Dopo il livello 6, il nostro follow up di ulti è fenomenale su qualsiasi engage, sia in lane che per i fight al drago. Inoltre possiamo usarla in maniera indipendente se abbiamo bulleggiato i nemici sotto torre e sono abbastanza feriti, per cacciarli definitivamente dalla torre mentre prendiamo placche e neghiamo minion, o addirittura per ucciderli. Nel mid game cerchiamo di continuare a farmare, preferibilmente conquistando la priorità in mid per muoverci assieme al team nei fiumi e nelle giungle ed eventualmente ruotando molto rapidamente grazie alla W nelle lane laterali per aiutare ad assediare torri prima di tornare in mid. Possiamo punire i nemici fuori posizione usando la E per facilitare l'engage al team, o se siamo abbastanza avanti possiamo prendere iniziativa e uccidere nemici non troppo pericolosi in uno contro uno grazie alla nostra alta velocità di movimento per ingaggiarli e i danni molto elevati. La vera forza di Miss Fortune sono i teamfight, quindi se vediamo occasioni di
di fight positivi, non esitiamo a partecipare. Parlando di teamfight, prima che ne scoppi uno, cerchiamo una posizione perfetta per il nostro kit, rimanendo nelle retrovie e, se possibile, nascosti dalla vista dei nemici. Quando scoppia la battaglia, cerchiamo di usare il nostro occhio geometrico per capire molto rapidamente la posizione migliore da dove lanciare la ulti, colpendo più nemici possibile, pur rimanendo in una posizione sicura e, meglio ancora, nascosta. Ricordiamoci di fare la E prima di ultare per tenere i nemici dentro le ondate di proiettili più facilmente. Una volta ultato, usiamo la nostra velocità di movimento e i nostri attacchi base e le Q per pulire tutti i superstiti e rincorrere gold in fuga dalla battaglia, per poi concentrarci sul prendere obiettivi. Passiamo ora ai support, dove abbiamo una novità pazzesca. Mi sembrano mesi e mesi che inizio con Renata e questa volta non posso farlo perché finalmente è stata nerfata. Quindi partiamo da Taric. Con il nerf a tante rune ed oggetti da incantatori, Taric ricopre perfettamente quella figura di support. Difensivo, in grado di essere molto utile per proteggere il team nel fight, ma che non dipende da questi oggetti. Quindi diamo a lui il primo posto per la prima volta dopo tanto tempo. Al suo fianco troviamo Zidane, che ha più o meno la stessa logica, in quanto non è un vero e proprio incantatore, ma è fantastico per aiutare i carry in teamfight. Xerath beneficia molto dal nerf alle pozioni, in quanto il suo bullismo in lane sarà molto più facile da eseguire e premierà nettamente tutti gli skillshot che riusciamo a lanciare. Se preferiamo qualcosa che va nella mischia, non esitiamo a prendere Swain. Chiaramente ai primi livelli sarà comunque un mago, ma dopo il 6 avrà le finestre dove potrà fiondarsi in mezzo ai nemici ed essere devastante per la squadra nemica. Come dicevamo, gli incantatori sono stati un po' nerfati, tuttavia Janna e Soraka rimangono ancora molto viabili e possono aiutare facilmente il team a vincere nonostante i cambi agli oggetti. Un mago che adora bullizzare nemici e teamfightare al drago è sicuramente Zyra, che vi consiglio anche per scalare gli elo più bassi. Altri campioni che funzionano molto bene sono Brand, Blitzcrank, Pyke, Renata, che nonostante il nerf è ancora molto forte come campione, Lux, Alistar e Morgana. Il campione che voglio approfondire con voi questa settimana è Amumu, uno degli engager più potenti di questo periodo, che dopo il buff che ha ricevuto qualche settimana fa e il valore che hanno i teamfight al drago da adesso in poi, è uno dei pick più performanti e che vi consiglio di giocare se ancora non lo fate. Come runa principale prenderemo la scossa di assestamento, che ci aiuta ad essere quel tantino più tankosi quando ingaggiamo, in modo da non morire subito. E come mitico prenderemo il velo costante, che è un oggetto quasi sconosciuto ma che aumenta i danni sui nemici che controlliamo ed è esattamente quello che vogliamo fare con il nostro kit, soprattutto in combinazione con la nostra passiva. Per quanto riguarda la laning phase, il nostro engage è molto potente sia per piccoli trade che per all-in. Se stiamo prevedendo un all-in, assicuriamoci di avere due cariche di linguetta per abusare il controllo e la mobilità che ci danno prima che qualcuno alla Riot decida di nerfarlo. Se in bot non troviamo occasioni oppure ci siamo già fiddati, possiamo roamare facilmente e gankare altre lane o muoverci con il jungler per creare occasioni d'oro. Dopo il 6 abbiamo uno degli engage più potenti del gioco, sia per punire la bot nemica che per organizzare una battaglia al drago. Il cooldown della ulti è abbastanza lungo, quindi cerchiamo di far contare bene i nostri engage. Arrivati nel mid game, grazie alle ward, le control ward e il trinket rosso, andiamo a conquistarci visione nelle giungle e a creare del buio dove nascondere questa piccola mummia. Abbiamo un engage che è terrificante se i nemici non ci vedono o se arriviamo direttamente alle loro spalle, quindi usiamo visione e informazioni su posizioni nemiche per trovare queste occasioni. Possiamo facilmente punire singoli nemici o gruppi di avversari, meglio ancora se usiamo cooldown lunghi come ulti o flash per conquistare obiettivi per la squadra, soprattutto accumulare i draghi. Arrivando ai teamfight, se ci riusciamo, proviamo a nasconderci prima che scoppino per trovare un buon angolo sul team nemico senza che ci sfuggano, o se dobbiamo proteggere i nostri carry, possiamo rimanere nascosti alle loro spalle. Possiamo ingaggiare noi molto facilmente oppure bloccare l'engage nemico se premono il grilletto prima di
di noi. Una volta nel mezzo, preoccupiamoci di controllare più nemici possibile, fare danni e andare in zona appena ci sentiamo in pericolo. Evitiamo di tankare infiniti danni se possibile, dato che non siamo molto ricchi. Di conseguenza, uscire dal fight o rimanere a fare il cane da guardia della nostra backline può permetterci di fare altre combo quando ci tornano i cooldown ed essere nuovamente utili per carriare il fight. Come sempre vi ringrazio molto per aver guardato, vi invito a dare un'occhiata al mio sito se volete approfondire argomenti di League of Legends e vi auguro una buona scalata su questa patch. Alla prossima, ciao ragazzi!